Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi siamo partiti da Cuneo, siamo stati a Reggio Emilia. Adesso io ho dimenticato il mio braccio del selfie, anche il Vangelo sul pullman, per cui registro da qua, da un altro telefonino, vi leggo il Vangelo. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Voglio soffermarmi su una prima cosa. Vedendo le folle ne sentì compassione. Ieri sera, tra le cose belle della giornata, in realtà, ho parlato con Katia, che è una delle nostre animatrici, ma lei poi rappresenta anche molti altri, no? E mi sono accorto che spesso non mi accorgo, ecco, delle sofferenze che vivono gli altri. E lo rifletto su di voi, no? Come condivisione, ecco. Spesso magari non ci accorgiamo, nelle persone che sono accanto a noi, di quello che stanno vivendo, ecco. E siamo presi dalle mille cose da fare, magari siamo presi anche come mogli, come mariti, come datori di lavoro, come operai, insomma, e non ci accorgiamo che le persone non sono solo un ruolo. Le persone magari stanno vivendo delle emozioni, delle esperienze, e quindi siamo chiamati a entrare in compassione con loro, patendo o gioendo, ecco. Però entrare in sintonia, in empatia, questa è una cosa eccezionale, che Gesù ha. Io mi accorgo di non averla, spesso di appunto andare avanti come un carro armato, nei miei programmi, nelle cose che bisogna fare, senza entrare in empatia con le persone che sono accanto a me. E magari capita anche a voi, allora proviamo a darci una mano a uscire da questa impasse, ecco. La messe è abbondante, appunto, sono pochi gli operai, pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Lo ripeto. Gli operai della messe, cioè del raccolto abbondante del regno di Dio, non siamo noi preti, siamo tutti noi cristiani, ecco, tutti operai del Vangelo. Chiamate a sé i dodici, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciare e guarire ogni malattia, ogni infermità. Li inviò ordinando loro: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno di Dio è vicino. Ancora una volta ci troviamo a dire qual è l'essenziale della nostra testimonianza, non semplicemente parlare di Dio, parlare di Gesù, avere Lui in bocca, no, è mostrare agli altri che attraverso la nostra persona, attraverso la nostra umanità, loro possano intuire che il mistero di Dio è vicino alla loro vita. Capite? Se facessimo già questo, appunto, non facciamo i predicatori, ma la nostra vita è un segno che quel mistero di Dio, che è mistero per tutti, non è un mistero lontano, non è un mistero avverso, ma è un mistero appunto vicino. Ecco. Boh, mi fermo qua, mi fermo qua perché le cose belle della giornata di ieri sono tante, siamo partiti ed è sempre bello partire, ecco, con un gruppo di giovani, di giovanissimi, sono molto contento di questi ragazzi, sono molto contento dei loro animatori perché sono veramente un gruppo eccezionale e sono contento delle persone che ho incontrato oggi, che sono state incredibilmente ospitali, mi riferisco al gruppo di amici di Gavasseto, non mi ricordo mai il nome, ecco. Però insomma abbiamo visitato il caseificio, abbiamo fatto pranzo, organizzato tutto da loro, abbiamo mangiato un gnocco fritto incredibilmente buono,
ma al di là di questo è proprio l'ospitalità, no? Che mi ha colpito e che ringrazio molto, ecco perché ieri era un giorno di festa, l'Immacolata, voglio dire, uno può andarsi a fare una gita, può andare fuori porta, invece cucinare, preparare, spreparare, pulire per altre persone, insomma, è un segno vero di ospitalità. E poi ringrazio chi di voi ieri sono riuscito a contattare, adesso io non mi ricordo i nomi, Giuseppe, Paola. E ce ne sono altri, ecco, abbiate pazienza. Però, insomma, ci siamo incontrati proprio poco poco perché poi noi dovevamo fare le nostre visite. Ma è bella sta cosa. Ho sentito di qualcuno che poi si è chiamato, si sta per chiamare, insomma, anche se non si conosceva, ma vive a Reggio, e in nome poi di questo video, o meglio, in nome del Vangelo. Riuscirà magari a incontrarsi, è una bella cosa, no? E questo è sempre un grande stupore. Ecco. Di questa giornata ci sarebbero molte altre cose belle, ma poi appunto mi dilungo troppo. Ma insomma, strada facendo, predicate, ecco. Che bello, il Vangelo che intreccia la vita. E ci sorprende, ecco, per cui siamo in questa terra, non così tanto lontana dalla nostra, ma siamo stati accolti veramente nel segno del Vangelo. Ale, buona giornata a tutti voi.